Buongiorno a tutti e ben ritrovati in un nuovo video. Oggi parleremo di una specie, a mio parere, bellissima, che è la Linotele megateloides. Tra l'altro vi lascerò in descrizione anche la scheda di aracnofilia a cura di Enrico Simeon, che secondo me nel web una scheda fatta meglio di questa non la trovate. Quindi, visto che l'ho citato, vi leggo anche la scheda che ha fatto lui. Allora, qua c'è scritto tempo di lettura 8 minuti. Vi salto solamente la parte, diciamo, quella un po' più tecnica che parla degli organi stridulatori. Ma magari se vi fa piacere che faccio delle schede un po' più tecniche, un po' più, diciamo, meno da neofiti, fatemi sapere. Iniziamo a dire innanzitutto che fa parte della famiglia dei Dipluridi. Sottofamiglia di Plurinae, che si legge di Plurine, credo, perdonate la mia lettura del latino che fa pena. Nome scientifico, Linotele megateloides, scoperta nel 1990 o revisionata nel 1990. Il primo paragrafo parla di cenni tassonomici e anatomici, che vi salto perché parla di organi di cui non ho mai menzionato nel canale, quindi preferisco darvi la descrizione dell'animale. Ah, come sta mangiando? Allora, finora, vi leggo la descrizione, Linotele megateloides è stata considerata la specie più grande del suo genere, ma sembrerebbe che la L. guaioni possa superare di poco le sue dimensioni. Vabbè, una piccola parentesi. I due sessi nella fase subadulta sono quasi indistinguibili, concordo perché ho avuto una coppia, praticamente erano uguali fino all'ultima muta. Differenza, la femmina era un po' più grossa del maschio, poi vabbè, il maschio una volta arrivato a maturazione aveva una forma un po' più affusolata e così via. Qua parla allora, i maschi dopo l'ultima muta sono una statura più allungata, questi cambiamenti coinvolgono principalmente la conformazione di arti e filiere lateroposteriori, mentre i calici risultano più piccoli e stretti rispetto a quelli delle femmine. Ok, come vi stavo dicendo, i maschi solitamente hanno quasi sempre dimensioni minori. Che io sappia, non ho mai visto maschi di dimensioni maggiori alla femmina, a parte alcune eccezioni ai terafosidi. Però diciamo che quasi sempre la femmina sovrasta al maschio come dimensioni. Il dimorfismo tra i due sessi non è molto marcato, in entrambi i casi le zampe sono ricoperte da fitti peli di colore blu scuro. Il prosoma nelle femmine è dorato, mentre nei maschi tende leggermente al marrone e risulta essere più folto ai lati, sia per quanto riguarda i maschi che le femmine. Il prosoma è attraversato da zone nere prive di peli che si diramano partendo dalla fovea estendendo. Mi si è fermata la ripresa, non so come mai. Comunque, tornando alle caratteristiche del maschio adulto, vabbè, qua ci sono delle immagini che fanno vedere i pedipalpi, poi si vede anche la spermateca della Linotele megateloides, che vi passo davanti, la sto leggendo, che è qua, tra l'altro ha fatto delle foto stupende, se non lo seguite andate a seguirlo su Instagram, biribim borobom. Da sottolineare, questa è una parte importante secondo me, che sui maschi, allora, nella parte inferiore delle tibie del primo paio di zampe invece si formano due grossi tubercoli provvisti alla propria sommità di una megaspina. Queste strutture verranno utilizzate per bloccare la femmina durante l'atto riproduttivo. Fantastico. Da sottolineare che queste spine non sono delle vere e proprie apofisi, ma normali spine ingrossate. Vi consiglio di andarvi a leggere anche questa scheda che è, non so se ve l'ho già detto, l'avevo già ripetuto non so quante volte. Come tutti i diplurine, Linotele megateloides presenta scopule sui tarsi, caratteristica che però non gli permette, non scappare fuori per favore, di scalare le superfici lisce. I micropeli che costituiscono non sono infatti sufficientemente fitti e frastagliati, caratteristica che si osserva invece nei terafosidi. Inoltre, la struttura delle zampe è, a mio avviso, molto particolare. I tarsi sono curvi e
e molto lunghi, quasi quanto i metatarsi e le tibie, e risulta anche molto, molto flessibili e mobili. Questa qui, ok, flessibili e mobili, si possono infatti piegare anche verso il basso, in un movimento apparentemente innaturale dell'articolazione, poiché presentano un'evidente pseudosegmentazione. Ok, distribuzione. Oh. Le specie appartenenti al genere Linotele sono distribuite diversamente su tutta la zona equatoriale del continente sudamericano. Nello specifico, Linotele megateloides popola la foresta pluviale colombiana attorno ad ovest di Bogotà. Sono un po' dislessico oggi. Con una piccola distribuzione anche a nord e sud. Il ragno quindi presenta un areale di diffusione abbastanza circoscritto, tanto che non è ancora stato segnalato in Brasile, Venezuela e in altri stati confinanti, avente condizioni climatiche e geomorfologiche simili a quelle colombiane. Abitudini. Come si può capire, è un tessitore, uno dei più grandi tessitori che abbia mai visto. Linotele megateloides è uno dei, è sicuramente uno dei più grandi, uno dei ragni dalle più spiccate capacità tessitorie. Ecco, ve lo stavo già dicendo senza nemmeno leggere. Comunque, da quello che si può notare, anche di prima muta li mettete in questi contenitori che misurano 120 ml, li riempiranno in pochissimi giorni di tela. Vado avanti a leggervi questa scheda. Produce infatti un fitto strato di tela che va a formare vari tunnel e corridoi tra le radici e le cavità preesistenti nel terreno, per poi espandersi ampiamente all'esterno. Sono stati osservati in natura ragnatele aventi un'area di anche 2 metri quadrati. Mi sono distratto perché mi lampeggia la fotocamera. Le vibrazioni causate da un'eventuale preda sul lenzuolo sericeo si espandono fino al rifugio del ragno, destando la sua attenzione. Tranne che in questo caso, perché lo sto filmando, lui se ne frega. Una cosa che ho notato è che i ragni percepiscono anche le vibrazioni della voce e molte volte, quando registro i video, scappano. Se io parlo e butto una preda, sentono la mia voce e scappano. Avrò la frequenza di ragno in bocca. Questa tecnica di caccia assomiglia molto a quella adottata dai ragni appartenenti alla famiglia degli aghelenide, scusate. Ma come si potrà vedere, la consistenza della seta e l'architettura del riparo sono completamente diversi. Linotele, andiamo a parlare un po' del carattere. Linotele megateloides è un ragno schivo e poco aggressivo. Alla minima vibrazione o spostamento d'aria corre a nascondersi nella tana. Ma io solitamente ho notato, almeno con ho avuto una trentina di esemplari che quasi tutti tendevano, si tende a scappare, questo è vero. Ma qualvolta buttavo una preda, tranne in questo caso che sto riprendendo, giustamente, la aggredivano quasi, quasi praticamente subito. Torniamo alla scheda. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, è anche abbastanza attivo. Lo si può spesso scorgere mentre intento sistemare la tela con le sue enormi filiere. È sempre a lavorare a sta tela, tutta la vita a lavorare la tela, manco fosse la moglie di Ulisse. Vabbè. Non si può spesso scorgere mentre sistemare la tela con le sue enormi filiere. Pratica eseguita anche durante le ore di luce, dato che non ha problemi a cacciare anche di giorno. Come vedete, io lo sto nutrendo adesso che sono le 12:36, tra un po' devo anche andare a lavorare. Come caccia? Ve lo faccio vedere nei video, tranne adesso perché non vuole, non ne vuole sapere, quindi diamo da mangiare un altro. Interrompo. Vabbè. Come caccia? La tecnica di caccia consiste nello sfruttare la consistenza della seta che, essendo leggermente appiccicosa, elastica e dalla trama fitta, rende difficoltosi i movimenti dei macrocapitati insetti. Ok, difficoltoso, in difficoltà. Ma di mangiare non se ne parla. Provoca infatti una resistenza meccanica sulle zampe, trattenendo la preda per le spine o comunque per altre strutture anatomiche. Bisogna sottolineare però che alcune blatte a volte riescono a liberarsi dall'abbraccio mortale della seta. Ciononostante, il ragno s'accorgerà ugualmente facendo, come al solito, brevi ma rapidissimi scatti di assestamento, al fine di capire bene il luogo di origine delle vibrazioni trasmesse attraverso la seta. Ora andiamo a vedere anche un dettaglio di cui solitamente non ve ne parlo mai, o comunque ve lo accenno,
perché mi dimentico. L'aggressività e il veleno. Come detto in precedenza, questo ragno non è un ragno aggressivo, si vede perché oggi si è deciso di non mangiare. Qui parlo della sua esperienza. In una sola occasione, quando dovevo spostare di un terrarium esemplare maschio adulto, questo ha assunto la classica posizione difensiva, ritirandosi velocemente nella sua tana. Quando veleno non posso scrivere molto, poiché non ci sono dati che mostrino il suo grado di tossicità. Ok, quindi di questo veleno si conosce ben poco, ma non mi sembra abbia la struttura da ragno che cacci in base al suo veleno, anche perché qua si vede benissimo quali sono le sue armi principali di difesa, che come potete notare sono queste filiere lunghissime che gli permettono di fare questa tela e interpolare le tarme, che vedi si sono fatte curve, non si muovono, stanno lì e muoiono, così lui non le mangia. Che tecnica, non si usa l'elasticità. Mi limito ad affermare che questo tipo di ragno può predare anche grossi insetti, come se vorrà, lo vedremo. In tal caso esso scatterà in avanti affondando rapidamente e più volte le zanne nella preda per poi ritirarsi e attendere che il veleno faccia effetto. È un ragno che rischia poco, sì, abbiamo capito, rischia poco, che non ingaggerà mai un combattimento con la propria vittima. Velocità di crescita e dimensioni. Io vi parlo anche della mia esperienza in breve, perché è la prima volta che prendo degli esemplari piccoli. L'ultima volta comprai una femmina subadulta che poi ha mutato, compiendo la sua ultima muta. Sono riuscito anche a reperire un maschio da Luca Sabini, che è il ragazzo che ha la pagina, di cui non ricordo il nome, che fa degli allestimenti spettacolari. Andate a cercarla, non mi ricordo il nome. E mi passò il maschio, ma purtroppo, per una fortuna mia personale, che sono molto fortunato, l'accoppiamento è andato bene, il maschio purtroppo è stato mangiato e dopo qualche settimana la femmina è morta. Una storia a lieto fine. Ora vi leggo quello che scrive sempre Enrico sulle velocità di crescita e dimensioni. Non ha un metabolismo accelerato, come abbiamo visto, non vuole nemmeno mangiare. La velocità di crescita quindi si può definire media. Per raggiungere la maturità sessuale, gli sling di Linotele e Megateloides muteranno 10-11 volte nell'arco di un anno e mezzo. I maschi raggiungono i 3 cm di body length, escludendo le filiere, e vivranno ancora per 8 mesi. Le femmine, sessualmente mature, misurano circa 3,5 cm di corpo. Esse continueranno a mutare fino a superare anche i 5 cm di corpo. Ho avuto anche un'altra femmina che misurava 5-6 cm di corpo, comunque era bella grande, come l'Expan era intorno ai 13-3 cm, e ce l'avevo in un cubo da 30x30x30, ma aveva riempito tutto di tela. L'avevo portata in fiera a Alzheimer, che fiera era? Non mi ricordo, comunque l'avevo portata in fiera da tenere sul tavolo e faceva un bellissimo effetto. L'effetto ottico che dà una teca con dentro una femmina di linotele, comunque una linotele, è bellissimo. Voi qua non riuscite bene a rendervi conto di quanto abbia telato. Questi contenitori qua, se non mi sbaglio, sono da 200 qualcosa ml e l'ha riempito tutto. Ma secondo me, già anche un esemplare piccolo, gli davo un cubo da 20x20, me l'avrebbe riempito tranquillamente. Comunque torniamo alla scheda. Si vanno a mutare quando 5 cm di corpo, sempre escludendo le filiere, bla bla bla, e potranno vivere oltre i 5 anni. Non si sa bene quanti anni possono vivere. Questo va anche a fortuna, come gli alimenti, perché non sempre l'aspettativa di vita è quella che noi ci aspettiamo. Cioè, noi potremmo farci un'idea su quanto possa vivere, ma stabilirlo con esattezza è impossibile, perché ognuno di noi ha un modo diverso di tenere gli animali. Chi li terrà a temperatura ambiente, facendo dei pasti molto distanti l'uno dall'altro, comunque tenendo un metabolismo molto basso, avrà la possibilità di godersi maggiormente l'animale, perché così andiamo a rallentarne il metabolismo. Temperatura bassa, pasti più lontani, si ha un'aspettativa di vita
a mio avviso, più lunga. Poi, ovvio, si torna sempre al discorso dell'overfeeding o dai progetti riproduttivi che si hanno in mente. Se ho in mente di riprodurli, io trovo una coppia, è normale che dovrò spingere di più la femmina, scaldare, riprodurre, dare più cibo, eccetera, eccetera, eccetera. Non sto qui a prolungarmi troppo. Andiamo a vedere come si alleva, perché di tutto ho parlato, vedi, ha dato un morso ed è scappato. Andiamo a parlare di come si alleva. L'Inotene megateloides in genere sfrutta tutto lo spazio che gli viene fornito andando contro tendenza, giustamente, perché gli altri solitamente si deve dare uno spazio misurato, non perché questo stressi l'animale, perché i ragni non hanno modo di mostrarci il loro stress, ma per una questione anche di praticità. Cioè, tu potresti mettere uno sling in un 30x30, ma lui comunque stazionerà nel suo angolino e anzi ci sarebbe anche il rischio che se ne stia infossato nel suo angoletto e tu non te lo trovi più. La comodità di averlo in un contenitore grande come lui, comunque 4 volte più grande di quanto misura da 1 cm, lo metti in una scatola di 4 cm per intenderci, è la comodità di vedere che mangia e non perderselo. Anche qua si potrebbe argomentare per un po'. Comunque, questo genere necessita di larghi spazi per crescere. Ebbene, fornire terrari grandi anche ad esemplari giovani, come potete vedere, perché se cresciuti in spazi stretti tendono a rimanere più piccoli, vero? Questo l'ho notato anch'io perché alcuni ho aspettato a trasferirli e sono più piccoli, sono tutti nelle stesse mute, alcuni, vabbè, alcuni hanno mutato prima di altri, ma comunque ho notato che quelli che hanno già compiuto le stesse mute e li ho tenuti in contenitori più piccoli sono rimasti più piccoli. Quindi, non è quindi problematico scegliere il terrario dalle dimensioni adatte, poiché anche se gli viene fornito uno grosso, lo riempirà di tela ugualmente. La femmina da poco mutata la tengo in un terrario da 20x25x15 di altezza. Una femmina più vecchia di 5 cm di corpo può stare tranquillamente in un terrario da 40x30x25 o più, non ci sono limiti da quello che scrive. Andiamo a vedere temperatura e umidità. È un ragno che non necessita di alte temperature, di solito rimane nella zona 20-22-23 gradi. Io adesso le sto tenendo a 20 gradi circa, perché d'inverno, a meno che non debba riprodurre, tengo sempre temperature medio-basse. Poi sempre in base alle specie. 22-23 gradi centigradi, tanto quella più vicina al cavetto che arriva a 25 e più gradi. Gli sling possono essere tenuti anche a 24 gradi, ma è sempre bene creare un gradiente di temperatura per far sì che il ragno possa spostarsi liberamente nella zona più o meno calda. Il terrario deve avere 5-6 cm di torba umida o molto umida. Comunque ho notato in questo ragno una notevole resistenza allo stress idrico e anche uno o due pezzi di sughero posti diagonalmente in modo che l'animale possa ripararsi sotto. Ok, come le specie arboricole, diciamo. Se le pareti del terrario sono bagnate, questa specie ha difficoltà a creare la complessa architettura di tela perché a causa dell'acqua la seta fa fatica ad aderire. Problema che si può risolvere tenendo aperto un po' il contenitore. Ecco, io cosa faccio quando inumidisco? Solitamente tengo sempre lo stesso angolo, cioè dove vado a bagnare si creerà un buco nella tela e continuerò a bagnare lì in modo che anche, cioè comunque il ragno eviterà di fare la struttura lì o comunque cerco di non indebolire troppo la struttura. Qui parlo anche di riproduzione, ma direi che ci siamo anche divulgati abbastanza. Se volete leggervi questa scheda e approfondire di più, vi lascerò il link, magari vi metterò anche la pagina, eccetera, eccetera. E direi che siamo andati molto oltre i tempi. Per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi subito. Condividete, facciamo crescere come al solito il canale. E che dire? Ciao a tutti!